Pussipupa. Signora, è un canuscito a Renzo Tramaglino. E come si canuscito? Ah, se non mandò canuscì? No. Che c'è la bracera? E c'è un bell'arino. Ma tu non sei di qua, però? No, Napoli. Basta poco? E su cassai. Dammi su un ombrellone, raga. Lo fa lei? Io, sì. Stanotte l'hai fatto. Una contromenzione. Ma pagato? 70 euro. No. Oh, ma me prendete in televisione per piacere? No, già la faccio, guarda. Zio P, io tengo una figlia che vuol cantare. E falla cantare. A dove? Tu balcò. Quando mi posso vedere? Mo, allo specchio. Pronto? Sì. A me. Arrivederci, ciao. Che canale è? Canale Sowatz. Buonasera, buon pranzo a chi vede la trasmissione. Oggi è 14 agosto, buona vigilia, vabbè, per chi vede la trasmissione chiaramente sarà già passata, ma in compagnia, io l'ho detto anche sulla nostra pagina pinogigliotti.com, eccellenze cosentine, continua con l'assessore Mario Caligiuri. Alla provincia di Cosenza anche questa sera qui ad Acquappesa ha voluto onorare le nostre aziende. Dopo il successo che abbiamo avuto a Sibari e a Fuscaldo, stasera siamo qui al comune di Acquappesa. Io ringrazio anche il sindaco, nonché che è un collega dell'amministrazione provinciale di Cosenza. In questi anni abbiamo lavorato molto e abbiamo dato onore a queste aziende che hanno ritrovato veramente un grande successo. Io sono veramente molto soddisfatto. L'amministrazione provinciale di Cosenza con il suo presidente Oliverio ha lavorato tanto, tant'è che i risultati per queste aziende si sono visti. Adesso abbiamo iniziato anche un nuovo percorso, che è quello di portare queste nostre aziende anche quest'anno a Toronto, dove mi auguro che la grande distribuzione che in passato ha apprezzato i nostri prodotti anche quest'anno farà dei contratti interessanti. In un momento di crisi io credo che le nostre aziende possono tirare un sospiro di sollievo, perché la provincia gli ha dato grandi opportunità. Abbiamo partecipato in Francia ad una fiera internazionale, abbiamo partecipato anche in Germania e devo ringraziare la struttura, ringrazio anche l'ingegnere Gaudio che è qui presente stasera per l'ottimo lavoro che ha fatto in questi anni collaborando con me portando queste aziende all'estero. Io credo che la provincia ha lavorato molto, noi abbiamo dei prodotti eccezionali, la Calabria si distingue per questo, per la buona produzione dei prodotti agro l'eccellenza cosentina per il turismo. Se noi le istituzioni continuano a lavorare in questo senso, io credo che daremmo veramente un'opportunità di lavoro. L'entusiasmo c'è. Io credo che il prossimo appuntamento, che sarà quello di Toronto, sarà sicuramente un successo importante per valorizzare i nostri prodotti. E lasciami di ringraziare te, caro Pino, perché hai dato un ottimo contributo a questa nostra Calabria, a questa nostra provincia di Cosenza con il tuo lavoro. E di questo te ne sarò grato e ti voglio ringraziare pubblicamente. Io ringrazio l'assessore Maria Valigiù, ringrazio il presidente della provincia, ringrazio soprattutto te, dell'Europa. Il mio editore e il mio direttore, perché ci dà la possibilità di fare questo. E i nostri sponsor, attenzione amici, sindaco, assessore, adesso intervento, OFS glielo faccio fare dopo domani, perché non è un quarto d'ora pigliato, assessore, non è possibile, però giustamente le cose che si devono dire, caro Mario, perché è un giorno di festa, però hai detto tutto quello che non hai detto tutto, ma il nostro percorso continua a Toronto ed oltre. Sindaco di Acquappesa, una bella accoglienza straordinaria, veramente grazie. L'amicizia consolidata con Mario Caligiuri. Mi raccomando, io vi intervisto a tutti, però mi raccomando. Sì, l'amicizia consolidata con Mario Caligiuri, con Mario Oliverio, ci consente queste manifestazioni. Questo è un inizio. Come dicevo prima, in forma privata, noi continueremo il mese di settembre alle terme. Bisogna dare merito a Lucia per quello che ha fatto, perché tutto sommato al 90% l'ha fatto lei. Ecco, questo è un punto di partenza. Speriamo di ritrovare su questo territorio, che non è solo Acquappesa, Guardia, Fuscaldo, eccetera, è la costa tirrenica, quella forma di turismo che negli anni passati avevamo. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno di amicizia e di fratellanza, dico io, perché se ci sono questi parametri probabilmente andremo avanti. Grazie Pino. Io aggiungo di serenità e di grande intelligenza, e bisogna lavorare. Allora,
Allora, assessore, allora, scusate, facciamo un intermezzo perché chiaramente è festa, il nostro permette signora, sennò perde la nostra. Abbiamo Boa Ballà, scusa, no, come sta seguendo? Boa Ballà, lei è come si chiama? Boa Ballà? Mirko Spanò. Ah, Mirko Spanò, come stai? Tutto bene. Bravo, allora, lavoriamo spesso per il Tirreno, per la crescita dei nostri territori. Che lavoro fai, scusa? Io sono un agente di spettacolo. Perché sei abbronzato, ecco. Portatezza, oltretutto faccio parte anche di un partito che do una mano su questo territorio. Vabbè, partito non c'entra, questa è un'altra cosa. I partiti non ci interessano la gente che lavora, caro Mirko, attenzione. A noi io sono il partito che lavora. Mi fa piacere che il territorio lavora perché sono anni che sono a fianco del sindaco. Grazie. La pioggia è nozzato d'animo. Ecco qua, se noi facciamo intervento, caro Mirko, siamo vicino a qua dobbiamo premiare la gente che lavora. Allora, dove? Assessore, lo dicevo poco fa, caro Mario Scappello alla Camera, ti ho salutato, ma lo sei. Mario Scappello alla Camera. Dicevo che è importante anche un assessore, che io ho già avuto il piacere di incontrarla lì su questa bella terrazza di Acquappesa. Come sta? Bene. Finalmente faremo una serata d'acqua appesa. Contenta. Contenta. Lavori bene? Sì, sto ottenendo molte gratificazioni dal mio lavoro. Perché si lavora bene. Lei è assessore? Al turismo. Al turismo. Spettacolo, sport e anche qualcos'altro. Pari opportunità e comunità europea, le diciamo tutte. Allora, giovani, hanno studiato, studiano, quindi laureata, giusto? Sì, laureata. Però non è solo quello, è che lei si documenta, insomma, si aggiorna per quello che riguarda tutto il turismo in Calabria, e allora bisogna dare atto. Bisogna cominciare in qualche modo e soprattutto fare le cose con coscienza e che forte senso del dovere, soprattutto. Di responsabilità, poco fa abbiamo parlato con l'assessore e questo è straordinario. E poi dicevo, non guasta in Calabria avere poi una bella presenza, no? Grazie. Oh no. Grazie mille. Assessore, allora noi ci rivediamo. Tante bellezze qui comunque. Un invito a venire ad Acquappesa, che cosa le viene da dire in questo momento? Intanto abbiamo dato un segno della nostra presenza e di quelle che sono le nostre intenzioni. Eccellenze cosentine. Che cosa significa? Che saper fare e saper creare sono due forze essenziali per costruire nuova bellezza e soprattutto creare cose belle con la propria testa, le proprie mani, il proprio cuore. Questo ha un forte senso umano, questo aspetto del creare, perché queste cose vengono condivise e vengono trasmesse nel tempo. Una bella riflessione, io farei attenzione, ecco, l'assessore veramente ha racchiuso un po' il pensiero, quello che sono. Allora facciamo una cosa, spensiamo un attimino una lancia per vedere già un'eccellenza cosentina che riesce a dare il massimo per quello che riguarda, intanto Maruzzi, già ne ha buscato una bottiglia, per domani, capisci? Noi, sono tante le aziende, poi facciamo, ha bruciato la macchina, ha bruciato. Squirt, squirt. Non deve imballare la telecamera. Perché tra il 6 e il faceto c'è una risata, facciamocela. Per chi mi sta assente a me? Diamo un prodotto, iniziamo con un prodotto, il nostro primo prodotto che diamo ai nostri. Allora, sindaco, dov'è il sindaco? All'assessore. Ecco, un'eccellenza cosentina nel mondo, caffè Cosenza. Grazie mille, buonissimo, l'ho già provato. Peccato che assessore, sennò facevo collega a commento l'episione. Però è meglio fare l'assessore. Non si sa mai nella vita. Io sono aspetta il bacio aperto. Allora, un altro prodotto che facciamo, ecco, questo il signore da dove viene? Da Fuscaldo l'abbiamo già incontrato, no? L'azienda è qui ad Acquappesa. Quindi adesso portiamo questa azienda anche a Toronto, che dici? Sì, sicuramente sì, anche perché questa è una delle migliori aziende che abbiamo qui sul nostro territorio e credo che è un onore per noi valorizzare questi prodotti. Tutti con i nostri prodotti calabresi per quello che riguarda, noi certamente poi Mario Scappelli farà una, come dire, una bella carrellata in gergo televisivo, farà vedere tutte le aziende, se mi fermo da qualcuno oppure a cricare una busca manca una cosa, ma non so, scherzo figliuolo, dammi un altro prodotto, vieni, i nostri sponsor, salutiamo tutte le nostre aziende e allora il successo di pasta poche suca, sai, a questo, e ride, chi ride? Ride, del comunale, passato di pomodoro, da dove viene lei?
L'acqua pesa. Oh, sta guardando come se fosse un col, che è una pistola, è Calabria Food, è il nostro prodotto per eccellenza, la nostra passata, lei assessore. No, guarda se lo farà, da cano lo farà. Quando torna. Allora ragazzi, buon Ferragosto, buone feste. È sua. Grazie per la commenta. Allora Mario, noi ce ne andiamo, grazie amici. Vediamo invece i nostri amici, che cosa ha comprato di bello? Di dove siete? No, no. Vi do un premio, pensa a novembre come sono, signore come state? Auguri, in bocca al lupo, lavorate, divertitevi, intervistiamo magari qualche signora per dare un senso. Come state ad Acqua Pesa? Come vi trovate? Benissimo. Si vede, già capogliete. Lei di dov'è? Sono di Napoli. Sono di Napoli, ecco qua. Dammi un prodotto, dammi il terzo prodotto, tutti i nostri prodotti. Si trova bene qui ad Acqua Pesa? Sì. Sì. Sua moglie è scappata, mia, che lenna catena, come. Assaggi questa nostra pasta, pastificio Tignanelli nel mondo, ragazzi. Ah, oh, grazie. Assaggi. Signor, ma suo marito è più allegro di lei sta fogliendo, fateci il nome che tiene, i zippi tiene, fateci. Cosa assaggiate grumi? Auguri, come state? Notte di Ferragosto, cade la spiaggia, cade il mare, notte di Ferragosto, Gianni Morandi. Cade tutto. Cade tutto. Un applauso. Dov'è Anna Maria Alessio? Dov'è? Oh, ecco qua, Anna Maria. Poi mi devi fermare dove... Una l'abbiamo già... Ci siamo già fermati. Anna. Sì, allora, Anna Maria Alessio, dov'è? Allora, lei è la... quella che organizza, dammi un termine. Allora te lo dico in parole più semplici. La macchina organizzatrice di questa. No, mi occupo del coordinamento di queste aziende che puntualmente si presentano qui sotto, diciamo, l'invito ufficiale della provincia di Cosenza, grazie all'assessore alle attività economiche e produttive Mario Caligiuri, appunto, che dà la possibilità quest'anno a 40 aziende di fare l'esposizione dei prodotti, la promozione dei loro prodotti, appunto, in maniera veramente del tutto fantastica, vedendo questa gente. Pino, stasera veramente abbiamo tantissima gente da qua a Pesa, il pienone. Come sempre, poi l'altro a Fuscaldo Marina, nelle altre zone dove siete state. Io il 10 non ci sono stato, però so che a Sibari è stata nata. Sì, anche a Marina di Sibari abbiamo avuto il pienone. Abbiamo riscontrato un grande successo, le aziende sono soddisfatte, sono contente di questo lavoro che è stato veramente fatto in maniera certosina in questi anni, perché è la quarta edizione, quindi è stato veramente fatto un lavoro bene da parte dell'assessore, un ottimo consenso, e speriamo veramente di portare queste aziende sempre più in alto, perché questo è l'intento dell'assessore Caligiuri. Assessore Caligiuri, lei sta dietro, dovete prendere esempio di Pier Francesco, Umberto Mine Inguaciatore, tu sei il numero uno nel mondo, Umberto Mine Inguaciatore, io so che lei è molto, siamo del lei, siamo del tuo, insomma, no. Io so solamente che tu lavori con il cuore, lavori con grande energie, lavori con grande attenzione, perché è grande impegno e ti diverti pure a lavorare, perché lavorare significa anche sapersi divertire. Ma io credo che le istituzioni devono lavorare, ma non devono essere poi sempre in prima fila. Io credo che quelli che devono essere in prima fila sono quelli che lavorano, le aziende, e quindi è giusto che le aziende vengano valorizzate. È a loro che dobbiamo dare grande risalto. Grande risalto. Ma lo Scappelli ci farà adesso una bella carrellata di tutte le nostre aziende. Mi accompagni, per favore. Allora, poi abbiamo... La porchetta, che è? Un capo tecnico. Presidente del consiglio di Acquapesa. Abbiamo capito, abbiamo una porchetta, andiamo la mangiamo subito. Capo. Presidente del consiglio, comunale di Acquapesa. Però sorride, chi sarà bella? Chi sarà grande tifoso dell'Inter. Ah, andiamo d'accordo, andiamo d'accordo. Allora, e a settembre c'è Betty Moratti che porta lui in una conferenza qui alle Terme. E allora questo sarà sicuramente per il mio direttore un grande momento, perché noi siamo in derisse, io il direttore, saluto il commercialista Mimmo Bilotta, Forza Inter. I persone più simpatici su in derisse. A Luca Caritano dell'Inter. Per la salute. Dov'è Antonio? Dov'è? Dov'è Antonio? Allora,
tre minuti, viene, abbiamo il piacere di avere Giorgio Marchese, medico chirurgo, psicoterapeuta, ma ormai lo conoscete perché mi accompagna. Amico e allievo di zio nel mondo dell'ironia e del cabaret. Sai che stavo pensando? Non mi capita spesso di essere invitato in manifestazioni del genere, però questa non è affatto un'esibizione per apparire in televisione. Si dice spessissimo che è difficile per le aziende superare un muro di gomma se non sei amico di... Ecco, questa sera invece non è così, perché stanno avendo il loro momento di... per farsi conoscere, per farsi apprezzare, per farsi gustare e quindi per imparare a farsi amare in maniera del tutto democratica e in funzione delle loro capacità. E questo grazie a chi è qui e soprattutto a te con la telecamera. Grazie. Grazie Giorgio Marchese, a ottobre faremo delle belle cose insieme, come sempre, e se mi dà questa possibilità. Abbiamo già fatte tante, sì, ne ma questa tante sarà ancora. Si cresce come tu dici, sì. No? Come tu, si cresce, quindi. Allora, io chiuderei un attimo con l'ingegnere, venga ingegnere, per chiudere questa parte istituzionale e poi passare, permette signore, Mario, faremo un'altra terza parte secondo me, perché ce la giochiamo, c'è tanta gente, la parte istituzionale dobbiamo fare. Allora, ingegnere, grazie per questa sua bella presenza. Abbiamo un minuto e mezzo. No, anche di meno, anche di meno. Cioè, anche questa sera è la testimonianza che la formula che ha brevettato la provincia è vincente. Cioè, coniugare l'artigianato artistico con l'erano gastronomico, secondo me è stata vincente questa formula, che io mi auguro che anche negli anni futuri abbia motivo di esistere. E il numero delle aziende che hanno fatto richiesta per partecipare è cresciuto rispetto all'anno scorso e questo la dice lunga. Inoltre la testimonianza dei visitatori, dei turisti che questa sera affollano negli stand, anche questo è eclatante. E l'impegno, scuse, no, scuse, scuse, scuse. Vabbè, dateci un pennolo. Siccome lei deve sapere. Non dovete, sono bravi però non dovete imballare la telecamera, cioè cambiate mestiere. È imballata la telecamera. Vabbè Mario, sono simpatici. Ci sta tutto. Sono bravi. No, siccome stiamo parlando con l'ingegnere, si imballa la telecamera, cioè ci sta tutto. Chi sta lavorando? Vabbè, comunque. Vabbè, comunque diciamo che un ringraziamento credo che va fatto al sindaco della cittadina di Acquapesa, che è veramente una bellissima zona che merita di essere tutelata e valorizzata dal suo aspetto paesaggistico. E grazie al tuo lavoro e tutto l'ufficio per quello che riguarda, guidato da Mario Caligiuri. Un ringraziamento anche a parte che ha fatto l'assessore Caligiuri, al presidente Oliverio, che in modo capabio hanno voluto che questa manifestazione si tenesse nonostante le strettezze finanziarie. Quindi questo è un fatto importante, vuol dire che l'amministrazione ci crede e ha ragione di esistere questo evento, perché ne vale veramente la pena. Grazie ingegnere, chiudiamo questa parte. È chiaro che con i salutiamo i ragazzi che sono passati in allegria, giustamente ci sta tutto, però il capotecnico. Sì, ci sta tutto. Noi lavoriamo, ci sta tutto, che si me la tragamma, ci sta tutto. Sono gli artisti di strada che sì, cambiano mestiere, gli artisti di strada, scherziamo. Mario, alla seconda parte speciale per metterci la seconda più facile. Seconda parte, eccellenza Cosentino. C'è tanta gente. C'è tantissima. 30 secondi, tu, ogni assessore, 30 secondi. Hai ragione, c'è tantissima gente. Qui adesso siamo in un prodotto molto buono che è Suriano. Suriano nel mondo. Suriano nel mondo. Io consiglio di fare un piatto con il peperoncino di Suriano che è eccezionale. Ed è vero, caro Mario, perché questo qua, siccome sta, chi può salutare? Gianga, mi raccomando, perché c'è, usiamo la telecamera, è un mezzo improprio per dire, un crapietto scongelalo dopo Ferragosto. È chiaro, a questo capretto che l'ha congelato non ci siamo potuti andare, giusto? E aggiungiamo sempre il peperoncino però. Assolutamente Suriano è lavorato con grande maestria, se no perché è Suriano, grande Mario Scarpelli. Che cosa voleva dire la signora che ci siamo consultati un tempo fa?
Volevo ringraziare soprattutto gli organizzatori di questa manifestazione, in primis l'assessore qui Mario Caligiuri che ci ha portato in giro, abbiamo fatto 3 serate. Gindo. In giro, quale in giro? Mario, un suggerire. Giro per la Calabria, in belle zone, in belle città. Scherzi. Abbiamo fatto delle belle esperienze, conosciuto tanta gente e fatto apprezzare soprattutto i nostri prodotti. Grazie, grazie. Giancarlo, auguri anche in famiglia. Assessore, allora abbiamo un'altra eccellenza, poi Mario Scappelli sicuramente farà vedere tutte le aziende, mi perdonate, però ci volevano forse 7-8 ore di trasmissione. Lei che cosa produce? Noi siamo un'azienda. Ha fatto la simpatia. Grazie, noi siamo una piccola azienda, siamo sul mercato da 17 anni e volevamo dare la possibilità di ringraziare l'assessore e la dottoressa Anna Maria che ci ha dato la possibilità di confrontarci con tutto ciò che adesso è sul mercato. E questo è il suo prodotto? Sì, 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 no, questo è il mio prodotto. Scusa, ci ho dovuto dire, ma mi da me il prodotto, ci ho dovuto tornare dentro. Noi siamo una piccola azienda e abbiamo avuto modo di rapportarci un po' con tutto ciò che c'è adesso in giro. La porteremo questa azienda anche a Toronto, caro Mario, perché è importante. Quando passo, signore, ci facciano un bello pacchetto che non portiamo per noi a casa, non portiamo. Si cruci, sto scherzando. Io scherzo, ragazzi. Complimenti, in bocca al lupo. Davvero buone, Pino. Allora siamo dice Anna Maria, allora ci credo al 100%. Quindi ci possiamo contare. Grazie di cuore, veramente in bocca al lupo. Giovane. Oh, cara signora, dateci il tempo necessario per dare un prodotto ai nostri. Mi vuole dare, no, ma signore, noi le diamo il cuore innanzitutto. Dov'è per Francesco? Dov'è? Solo qui. Oh. Senza sera sono qui e perché ti voglio bene, perché tu hai bisogno di me. Viva Goic! Allora ferma signora! Ha passata, Suriano! Niente, non la voglio, la dia a qualche altra persona che ne signora, ha. Signora, la diamo a qualche altro. Non ne ha bisogno, che c'è bisogno nessuno, che bisogno è un pensiero, però c'è però. A questo signore. A questo signore. Signore, pasta poco. Pasta asciutta. E sua mamma. No, invitate tutti, domani invitate tutti a casa mia. Sì, fatti le uova, dopo avete comprate, guarda, no, voglio dire, non è. Grazie ragazzi, buon Ferragosto a tutti, buon Ferragosto. Allora andiamo Mario, proseguiamo il nostro giro. Saluto le nostre aziende, caro Mario, con questo è un permesso signora speciale, salutiamo Marano Climatizzazione. Mara, ho bisogno di te perché mi sei rotto il climatizzatore, quindi praticamente a chi ne chiamiamo? A Marano Climatizzazione, all'amico Paolo. Grande azienda, abbiamo questo grande ristorante che si chiama? Verde Arancia. Grande! Faccia bene Verde Arancia con Anna Santa Rosa Rente. Oh, e tutti i nostri sponsor che mamma no. Allora, un'altra azienda, noi ci fermiamo, caro Mario, poi vai tutte. Lei che cosa produce, signora? Come si chiama questa bella signora? Mi chiamo Maria e rappresento la mia ninfea, oggettistica in pannolenci. Pannolenci, in stoffa. In stoffa. Si realizzano dolcini, cuscini. Di dov'è lei? Cosenza. Quindi, in bocca al lupo, porteremo anche questa bella azienda nel mondo e quindi produzione, ecco qua. E se cosa dire, noi premiamo, caro Mario, le aziende che ci aiutano, nel senso che sponsorizzano e poi comunque grande professionalità. Allora qui abbiamo, ragazzi, adesso è iniziato un percorso straordinario, la signora, il pastificio Tignanelle, si può mangiare la pasta buona e Tignanelle. Come state? Bene, buonasera. Come è andata l'altra volta questa vostra seconda esperienza? Benissimo, facciamo un plauso all'assessore Caligiuri, alla dottoressa Anna Maria per la buona organizzazione, la buona politica e come suolgono fare loro, usano la scrupolosità del buon padre di famiglia per la gestione della nostra Calabria e noi la usiamo nel produrre la nostra pasta e nello scegliere te, zio Pino, come nostro ambasciatore nel mondo per la nostra pasta. Viva zio Pino! Buon Ferragosto a tutti amici, Ferragosto! Io però vorrei far notare agli amici da casa, no, l'entusiasmo di queste aziende, l'entusiasmo autentico per quello che riguarda, perché evidentemente c'è un riscontro. Quando dicono ringrazio l'assessore, non è che gli paga l'assessore per dire che sono qua, cioè lo dicono perché effettivamente sta facendo un'attività
produttiva importante. Questa, quando sorridono le aziende, io purtroppo non le posso intervistare tutte, ma si nota, cioè, proprio, è la nostra grande amicizia. Che c'ha il bambino, che ci regaliamo al bambino, che ci vogliamo, dopo se viene qua, che gli regaliamo al bambino. Di dove siete voi? Napoli. Ecco qua, Napoli, avete trovato un cosentino? Tutto Napoli, grazie. No, no, io vi dico grazie, ragazzi. E chi fa su cappello? Non solo il cappello, non solo il cappello. Adesso diamo il cappello, attenzione, Paolo Marà, deve venire a casa mia. Dagli il peperoncino di Soriano, no? Dov'è Anna Maria Alessio? Guardate quanta gente, fammi vedere tutta questa gente, Mario, per quello che riguarda. Bello di zio. Piano piano, piano piano. Piano piano, piano piano, non ti preoccupare. Ecco qua. E allora ragazzi, guarda che belle figliuolo. Io mi sposto da voi. Ci vorrebbero 4-5 ore, però con Mario, con le sue immagini, da l'idea di quello che c'è e quello che riesce a creare. Mario Caligiuri, Anna Maria Alessio, la sua bacio adesso. Comba, chi si fa bulasa? Dov'è sua moglie? Sta arrivando. Quanti figli avete? Due. E mi raccomando, che mi sa che a Ferragosto scoprono tutto il tecno di scarpa. Signore, dov'è lei? Io di San Giorgio. Di San Giorgio di dove, a Crema? Un applauso a voi! San Giorgio, che gli regaliamo alla signora? Cioè, voi notate come lui mi aiuta e fa il reportage. Si trova bene qui da Cappesa? Sì, bene. Che regaliamo? Butta il telefonino, butta il telefonino. Quando io gli faccio così al viso vuol dire che mi stai arrangiando, capito? Grazie. Signora, ecco il pastificio 2013 nel mondo, l'allegria, sorridete alla vita. Buonasera, come sta? Bene. Adesso è arrivata la camera, guarda che bella famigliuola, dov'è Topos? Vieni qua. Dammi qua. Devi portare i prodotti, devi portare dopo. Ti ingeco l'uomo, ti ingeco. Ma la maglietta, dai, messa la maglietta. Signora, voi che siete da. Ecco. Ragazzi, mi fermano i supermercati e mi dicono, zio Pe, la bellezza di questa passata, non la conosciamo, però mo basta poco e su casai. Venga. Grazie. Grazie davvero di cuore, che bella bambina. Sorridete, prendete esempio. Se venite a Romare, avete idee. Se no, avete venuto nella cupogna, avete venuto. Signora, una raccomandazione per questi giovani, sulle strade, di andare piano. Bravo. No, ma non solo ai giovani, attenzione, all'imbecille che è diverso. Cioè, non è che c'è giovane, c'è grande. Che domani è Ferragosto. Bravo. Di bere sicuramente. Bravo. Però di stare attento sulle strade. Allora, un messaggio importante che questo deve essere sempre il rispetto alla vita, cioè bevete, divertite, imbriacate, sbonnate, squartate, ma deve guidare un'altra persona. E chi mi fa guidare? Lui è l'assassino, un necro che guida, l'assassino che mi fa guidare. Brava il messaggio, divertitevi, che la guida è bella, quindi. Buonasera, come state? Buon Ferragosto. Ciao zio, ciao. Salutami tuo fratello. Grazie, cioè, ne dico una ottina, ma tutti mi salutano. No. Che bella figliola, guarda qua, di dove siete? Di Cosenza. Ma scusa Mari, facciamo una. Vuoi venire con me a fare il permesso di signora? Vuoi venire con me? Alla prossima puntata? Certo. Cosenza, cos'è? Tutte e quattro siete di Cosenza? No, Napoli. Io Cosenza. Napoli pure bello, guarda Napoli su belle, Mari. Allora facciamo una cosa, tu vieni, mi contatti su Pino Gigliotto, la mia pagina ufficiale, oppure per chi volesse venire in trasmissione. E allora ragazzi, tieni a casa, prendete la busta, abbiamo, ecco qua, il successo di quest'anno, pasta poco e su casare. Quanti anni hai? 16. Però ci vuole la mamma e papà che ti deve. Mi deve dare il permesso, va bene, okay. Glielo chiedo, mi fai chiamare. Allora ragazzi, dov'è Anna Maria Alessio? Anna Maria Alessio? Dov'è? Anna Maria Alessio? Caligiuri, brave. Signora Lia, stasera stai con tuo marito, Claudio Baglioni. Stai con tuo marito, signora Lia, signora, con chi ne può stare? Guarda quanta bellina che ci ferma. Chiudiamo dove? Andiamo fino alla fine, Pino, dall'ultimo gazebo, allora, perché vorrei che anche gli ultimi fossero. Allora Mario adesso fa vedere queste belle immagini. Mario, andiamo in. Sì, andiamo.
Baggio e Di Mario hanno dato prova di questa nostra testimonianza importante. Noi abbiamo la nostra azienda, le aziende le salutiamo tutte, è chiaro che per motivi di tempo non possiamo salutare tutti, va bene? Assolutamente sì. Dov'è l'altra? Allora abbiamo quest'altra bellissima azienda che arriva direttamente da Alto Monte. Dov'è? Io preferirei che le parlasse direttamente il titolare della sua. Quindi c'è praticamente una. Lei lavora la ceramica, lavora? Sì, lavoriamo la terracotta ad Alto Monte e voglio prendere un'occasione per ringraziare innanzitutto l'amministrazione provinciale, il nostro presidente Oliverio e il noto assessore qui, Mario Caligiuri, che con tutto ciò fa mettere a risalto le nostre aziende che sono un po' dimenticate. Questo volevo, ci tenevo. E poi a voi che svolgete una trasmissione meravigliosa, che seguite da tutte le parti. Grazie. Vai, vai. Lavoriamo sta terra dell'argilla ancora come una volta manuale e voglio regalarti una pignata che va sul gas. Sì. Per fare i fagioli, visto che sì. Sarebbe questa qua, vedi? Allora, questa, ecco qua, questa la famosa pignata dei fagioli, poi è importante perché, caro Giorgio Marchese, qua si cuocevano i nostri nonni, i fagioli, la fagiolata, le tradizioni nostre. Non l'avevo mai visto dal vivo. Ma fatta la spesa, Gio, scusa. Sì, guarda, mi viene in mente il film di Totò perfino la mala femmina, basteranno 3 kg per 2 giorni. Per domani bella, posto basteranno questo. Io non so se posso dire uno sponsor della trasmissione. Assolutamente sì. La pastificio Tignanelli. Ma hanno dovuto fermare a mia moglie perché stavo pigliando tutto quello che c'era. Dov'è la professoressa? In giro, sta facendo altri acquisti. Venga, vieni. Anche perché quest'anno faremo un lavoro insieme. Eh sì. Lo vogliamo, dopo ne parliamo con calma. Un lavoro di recupero per come sai fare tu. Grazie, una bella serata, una bella giornata dove le eccellenze, caro Mario Caligiuri, io di nuovo lo dico, è importante, non va niente, poi passare andare alla camera perché non va niente. L'azienda, l'entusiasmo delle aziende, tu hai visto che entusiasmo le aziende, fai questo lavoro? Ribadisco quello che ho detto prima, cioè si vede il grande interesse, il mettersi in gioco nonostante le difficoltà che ci possono essere e poi l'essere premiati, perché comunque si sta davanti alla gente, davanti alla telecamera e davanti anche all'autorità per mostrare loro che ci sanno fare. Allora questo è importante perché lo voglio dire in 5 secondi, le nostre aziende e altre aziende per la trasmissione dobbiamo dire grazie a Eccellenza Cosentino perché il messaggio poi verrà amplificato nella nostra trasmissione e allora grazie Mario Caligiuri, grazie a voi, grazie a Anna Maria Alessio, grazie alla provincia di Cosenza, grazie agli amici che ci seguono. Ma io veramente sono soddisfatto vedere tantissima gente che apprezza i nostri prodotti. Poi qui ci troviamo sotto un gazebo che non fa esposizione di gastronomia ma di ceramica e questa è un'altra eccellenza della provincia di Cosenza, la lavorazione della ceramica, una riscoperta degli antichi mestieri. È lì che bisogna ritornare, bisogna valorizzare questi giovani perché attraverso di loro possiamo creare occupazione per il nostro territorio e per la nostra provincia di Cosenza. Io dico che come messaggio è andato abbastanza bene, quindi lo voglio ribadire. Allora, quando abbiamo Mario con questa 3 minuti ne giochiamo tutto, allora. 3 minuti, salute. No, salute, sì. Arrivederci. Allora, o cante, saluto, non dobbiamo fare. Ah, Iane Capellacce, basta. E ha salutato? Ha salutato. Invece Iane Capellacce. Una canzone che ti viene in mente. Mi ritorni in mente, bella come sei, Lucio Battisti, non ti ho vista mai, avvisa. L'indimenticabile Lucio Battisti. E noi continuiamo questo nostro giro. Allora, dai, tranquillo che so qua. È bello, che ci vanno i fagioli. Prendete di fagiola, prendete. Mi ricordo una volta l'80 faceva un segno, gli attaccavano e chi se rubevano con una. Era bella la pignata, era bei tempi. È un grande. Mario, ma guarda quanta gente, gli amici che ci sono dietro. E allora io chiuderei ancora questa. Di dove siete? Buonasera agli amici, all'improvviso arriviamo. Dove siete? Di Roggiano. Ci muoviamo già dalle. Cobba, volamo stasera, fateci, volamo stasera. Lei di dov'è? Di Rende, Pino. Rende. Ma posso dire una cosa? Sì. Siccome qui si festeggiano sempre le eccellenze cosentine, la prima eccellenza cosentina l'abbiamo noi.
Pino Giglionti. E mi commuove con te. E dico che i prodotti li ho provati tutti. La salsa è buonissima, la pasta è buona, il caffè è d'obbligo. Quindi chi meglio del signor Pino Giglionti può pubblicizzare la nostra Calabria? Pino Giglionti. Il signor Pino Giglionti. E dico una cosa, i grandi sopra Roma, Milano, della televisione dormono e il caffè freddo al bar non lo fanno. Non lo so perché. Avevo ragione. Sì. Allora, amico mio, io non ti conosco, poi tu mi commuovi. Questa, no, sentiamo sempre tramite televisione, chiamo sempre. Mi chiami in televisione. Come sì. Ti chiami tu? Luca Lo Foc. Grazie Luca. Grazie a te. Grazie a te e a tutta l'organizzazione che riuscite a muovervi bene. Quanti prodotti sono buoni? Allora, io ci metto la faccia. Quest'anno abbiamo altre 3-4 aziende nuove, abbiamo il nostro caseificio Presil, abbiamo un ottimo vino. Mario, venite. Una cosa vorrei dire, ma la maglietta è solo una cosa pubblicitaria, potrebbe essere anche un rilancio a livello proprio calabrese. Basta poco e su cassai, è una cosa nostra, la mi tena forte, perché un sugo nostro è lo meglio di tutto il grazie dei pomodori e della conversione natura. Dottore Crespè, Arturo Crespè, io ti abbraccio, ti mando tante salute, dobbiamo incrementare questa bella idea che abbiamo avuto insieme. Noi chiudiamo dicendo, eccellenza Cosentino, viva questa bella nostra Calabria, la Calabria che lavora, signori, alla prossima puntata, grazie. Viva la Calabria, viva la Calabria, viva Pino. Grazie. Sì, pupa. Signora, è una uscita a Renzo Tramaglino. E come si conosce? Ah, se non mandò conosce? No. Che c'è la bracera? E su un bell'arrivo. Ma tu non sei di qua però? No, Napoli. Basta poco? E su cassai. Dammi su un ombrellone la capo. Lo fa lei? Io, sì. Stanotte lei faccio. Ma contro menzione. Ma pagato? 70 euro la contro. 70 euro. No. Oh, ma mi prendete in televisione per piacere? No, già la faccio io, guarda. Io tengo una figlia che vuol cantare. E falla cantare. A dopo. Tu barco. Quando mi posso vedere? Mo, allo specchio. Pronto? Sì. A me. Arrivederci, ciao. Che canale è? Canale Sowatz.